Inizieranno domani gli accertamenti sulle scatole nere del traghetto Norman Atlantic. I consulenti nominati dalla Procura di Bari nell'ambito delle indagini sul naufragio dovranno estrarre, decriptare e trascrivere i dati contenuti nei voyage data record. Le operazioni affidate ai tecnici Raffaele Colaianni e Claudio Aleandri, che si avvarranno della collaborazione di Massimo Iannigro, informatico del CNR, avranno luogo nella sede della SIRM, Società Italiana Radiomarittima di Torre Annunziata. Si tratterà di un accertamento tecnico irripetibile. Nel provvedimento di affidamento dell'incarico i PM Ettore Cardinali e Federico Perrone Capano chiedono ai consulenti di acquisire mediante copia forense il contenuto delle memorie digitali, di trascrivere e, ove necessario, tradurre in italiano le registrazioni audio estratte. I tecnici hanno 60 giorni per depositare la relazione sulle scatole nere, nella quale gli inquirenti confidano per riuscire a ricostruire i fatti avvenuti la notte del 28 8 dicembre scorso, dall'incendio sulla motonave con le successive procedure di sicurezza attivate alle conversazioni a bordo e con la terraferma prima dell'abbandono nave. Nel fascicolo della Procura di Bari sono indagati per cooperazione colposa in naufragio, omicidio plurimo e lesioni il comandante, l'armatore, due membri dell'equipaggio, legali rappresentanti e un dipendente della società noleggiatrice, la greca ANEC. I difensori degli indagati e delle parti offese hanno nominato propri consulenti per partecipare agli accertamenti tecnici sulle scatole nere. In particolare per il Codacons, che rappresenta gli interessi di alcuni naufraghi, ci sarà Bruno Neri, uno degli ingegneri nominato anche per il naufragio della Costa Concordia. All'affidamento dell'incarico per gli accertamenti sulle scatole nere ha partecipato anche il difensore di due società proprietarie del carico di due tir olio e abbigliamento, la Verde olio mediterraneo e SRL e la Liujo SPA, che stimano in un milione di euro il danno causato dal naufragio.